Carissimi fratelli e sorelle, sia lodato Gesù Cristo. Questo esultante alleluia dice la nostra gioia in questo giorno, ma permettetemi di dirvi anche la mia gioia di essere con voi nella vostra comunità parrocchiale in un giorno di festa che rinnova, per così dire, e sviluppa la gioia dell'incontro che già ho avuto con voi altre volte per le sante cresime. La benedizione delle nuove campane è fonte di gioia essa stessa e di gioia profonda se si pensa a che cosa sono le campane e che cosa significano. Sapete, ce lo dice il significato vero delle campane, il libro liturgico delle benedizioni. Le campane esistono, dice, per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria, l'Angelus. Poi io so che qui è motivo di grande gioia per me saperlo, so che qui anche ad una certa ora la sera suonano a distesa le campane di Volpiano per ricordare ai bambini e agli adulti che è il momento di salutare la Vergine Maria. Richiamano nel corso della giornata momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in un certo modo i sentimenti del popolo di Dio, e sono anche nostra voce, oltre che voce di Dio le campane. Dicono l'esultanza, la sofferenza, il pianto, la gioia che ognuno di noi prova nel cuore a seconda dei momenti e delle circostanze che vive. In certo qual modo, dice il libro, esprime i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità, unità in Cristo Signore. Pensate anche dal punto di vista proprio dell'immagine, avete visto quante sono queste campane, eppure suonano in armonia. Esse stesse, con il loro concerto, ci dicono qual è la natura stessa della Chiesa. Il suono delle campane è così bello e consolante. A me personalmente allarga il cuore quando sento le campane suonare. Oggi fastidioso per qualcuno. Perché fastidioso tra i mille rumori di cui sono piene le nostre città? Non sarà perché ad essere fastidiosa per alcuni è la voce del Signore che chiama? Il suono delle campane, dicevo, così bello e consolante, si intreccia con la vita del popolo di Dio. Si unisce alla voce della Chiesa nell'annunciare Gesù Cristo come salvatore di questa nostra vita. Porta l'eco il suono delle campane della voce stessa di Dio che si è pienamente manifestata nella voce bella e amata dell'uomo Dio, Gesù Cristo nostro Signore. La preghiera di benedizione che al termine della Santa Messa reciterò ci fa dire infatti: ti benediciamo, Signore Padre Santo, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio per radunare gli uomini dispersi a causa del peccato e a prezzo del suo sangue riunirli in un solo vile sotto un solo pastore, nutrirli e guidarli ai pascoli della vita eterna. Concedi che i tuoi fedeli accorrano alla Chiesa con festosa esultanza al suono delle campane e perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nello spezzare il pane e la celebrazione della Santa Messa e nelle preghiere diventino un cuor solo e un'anima sola a lode della tua gloria.
Cari amici, tutto questo significa la benedizione delle campane. È un annuncio di vita cristiana, un annuncio della sostanza della vita cristiana, quello che oggi ci viene dato attraverso questo gesto semplice, che è la benedizione delle campane.